17 omicidi in pochi mesi. Nessuno immaginava un solo colpevole. Lui sembrava uno come tanti. Ma nella sua mente era scoppiato l'inferno. Oltre 2 kg e 2 etti di cocaina, tutto il necessario per confezionare le dosi, 2.700 euro in contanti di dubbia provenienza, una pistola calibro 9 corto, alcuni telefoni cellulari ed una vettura. Appassionato di trasformazioni, il cosiddetto tuning, aveva fatto della vettura una discoteca viaggiante con numerosi e grossi altoparlanti sistemati nelle portiere, ma proprio qui aveva anche realizzato un ripostiglio dove mettere la droga. Il grosso però è saltato fuori dalla perquisizione domiciliare del capedine nel sottotetto. Sono stati trovati oltre 2 kg di cocaina e, disseminati in altri nascondigli, il rimanente materiale, pistole, soldi compreso, tutto sequestrato. Il seguimento è iniziato a Valdagno quando la pattuglia del radiomobile ha incrociato l'Audi dei ladri. Il carabiniere al volante, specializzato in guida sportiva, è riuscito a tallonare per alcuni chilometri la macchina dei tre, che intanto lanciavano verso i carabinieri alcuni dei PC appena rubati per seminare la gazzella. Ma l'impresa non gli riusciva. In pieno centro a Cornedo, i banditi hanno effettuato un testa coda e sono scappati a piedi in direzioni diverse. I carabinieri sono riusciti a catturarne uno. Non fanno in tempo ad aprire la porta che un uomo gli scarica addosso una 6.35. C'è anche chi ha fatto notare come il covo delle Brigate Rosse di via Montalcini, dove è stato tenuto il presidente Moro. C'era via Montalcini, non volendo avere saputo Moro dove sta, dice Raffaele, interessa salvare Moro. Ho detto fammi domandarlo, ho chiesto a un avvocato. Aspettato davanti alla sua villa all'Aventino, dove il sormemmo stava tranquillamente pur essendo latitante. Gli hanno sparato e poi sono scappati arrampicandosi con una corda per superare il muro di un parco. Ufficialmente erano associazioni culturali, ma nascondevano locali dove donne italiane e straniere si prostituivano. 14 persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione antiprostituzione della Polizia di Stato, tra gestire il traffico a luci rosse e alcuni personaggi in passato coinvolti con indagini antimafia. Le prestazioni sessuali venivano offerte sia in salette riservate degli stessi locali al prezzo di 50 euro, sia in immobili messi a disposizione dai titolari del night o in alberghi. Le donne provenivano soprattutto dall'est europeo, ma alcune erano anche italiane. La clientela comprendeva noti professionisti e imprenditori, ma anche giovani. Le ragazze vittime dello sfruttamento, registrate in modo fittizio nei locali come socie, venivano prelevate per essere accompagnate agli incontri e attentamente controllate affinché non intrattenessero alcun tipo di rapporto sociale all'esterno. Un'auto di grossa cilindrata si sta avvicinando al casello di Vicenza Ovest. A bordo ci sono 2 persone, un uomo e una donna. E potrebbero essere una normale coppia che si è alzata presto o che sta andando a letto tardi, se non fosse per qualcosa di strano. L'uomo ha abbassato il finestrino e sta pagando il biglietto, quando all'improvviso la portiera del passeggero si spalanca e la donna si lancia fuori e corre verso gli agenti della volante fermo al casello, gridando «Aiuto, aiuto, fermatelo, ha una pistola!». Gli agenti si avvicinano alla macchina e in effetti sì, vedono che c'è una pistola e così fermano l'uomo. Nelle stanze del casolare, nel garage trasformato in tavernetta, nella cucina e nelle varie camere da letto, i carabinieri trovano un sacco di cose. Siringhe, indumenti intimi femminili, calze di seta, corde di juta, corde di nylon, nastro adesivo, rasò, taglierini, riviste pornografiche, borse da donna. L'uomo con cui convive l'ha visto uscire verso le 22.30, portandosi dietro un abito di ciniglia, molto elegante e molto scollato, dentro un sacchetto di plastica. Ha detto che andava a fare delle fotografie, come confermano anche alcune persone che frequentano il giro dei giardini pubblici. Andava da un uomo che le aveva promesso 1.500.000 e 15 scatole di Rohypnol per poterla fotografare nuda. Ricordo un tipo molto ben educato, gentile, molto dolce nel comportamento, nella maniera di essere. Comunque un tipo abbastanza strano. Perché strano? Dunque strano perché si vestiva in maniera molto particolare e poi aveva un atteggiamento nei confronti delle ragazze che era abbastanza particolare. Mi faccia un esempio.
Allora, lui aveva la tendenza a fissarti, magari anche per più di 5-10 minuti, ti fissava magari scollature, minigonne, aveva quei punti che magari si metteva lì, ti guardava e non smetteva magari di fissarti. Ed era uno sguardo che metteva a disagio, quindi? Metteva molto a disagio, sì. No, non me lo sarei mai aspettato. Anche con queste premesse, intendo, con questi sguardi? Ah, sì, ma cioè, uno pensa... È uno sguardo di una persona che, vabbè, gli piacciono le ragazze, ma non va a pensare questo uccide qualcuna. Poi, all'improvviso, verso mezzanotte, un'ombra alla sinistra dell'auto, davanti al finestrino. Cinque proiettili di calibro 22 colpiscono Pasquale e lo inchiodano al sedile, uccidendolo sul colpo. Stefania non ha il tempo di fare nulla. Altri tre colpi arrivano dal finestrino e la feriscono al braccio destro. Poi qualcuno la afferra, la tira fuori dall'auto, la trascina nell'erba e la colpisce furiosamente, soprattutto al petto, fermandosi solo quando è morta. Prima di andarsene, fruga nella borsa di Stefania e ne sparge gli oggetti per terra. E poi colpisce con il coltello anche Pasquale, che è già morto. Giovanni e Carmela si sono appartati in una piazzola in fondo alla stradina sterrata e Giovanni ha anche girato la Rismo in modo da poter ripartire senza fare manovra. Tutto a posto, due ragazzi, due giovani di 30 e 20 anni che stanno insieme in un sabato sera d'estate. Finestrini chiusi, perché fa un po' freddo. Al finestrino di sinistra sfondato e dentro c'è qualcosa di strano. C'è Giovanni, riverso sul sedile al posto di guida, seminudo, morto. Fuori dall'auto, in un fossato, c'è Carmela, supina, vestita. Paolo e Antonella si sono appena fermati con la loro Seat 147, o forse stanno ripartendo, quando all'improvviso vengono colpiti. Non sono tiri molto precisi, perché Paolo è solo ferito ad una spalla e riesce ad avviare il motore. Marcia indietro, via dallo slargo, via dall'assassino, ma Paolo ha troppa fretta, ha troppa paura. Attraversa la carreggiata e finisce con le ruote di dietro nel fosso dalla parte opposta della strada. Illuminata dai fari, vede la sagoma scura dell'assassino che avanza verso di lui. Poi partono due colpi che fanno saltare i fari della macchina e tutto ritorna buio. È venerdì sera e dentro ci sono due ragazzi tedeschi, Horst e Uwe, di 24 anni, stesi su un materasso che sta sul pianale del furgone. Qualcuno si avvicina e spara 7 colpi attraverso i finestrini laterali. Gira attorno al furgone e colpisce i ragazzi con estrema precisione. Lungo via degli Scopetti, in uno spiazzo al limitare di un boschetto di pini e cipressi, due ragazzi francesi hanno piantato una tenda a pochi passi dalla loro Volkswagen. Si chiamano Nadine e Jean-Michel e stanno facendo l'amore quando qualcuno taglia la tenda dalla parte posteriore. Nadine e Jean-Michel non hanno il tempo di rendersi conto di quello che sta succedendo, che qualcuno dalla parte anteriore comincia a sparare. Nadine muore subito, con 3 colpi in testa. Jean-Michel, ferito, scappa verso il bosco, ma non ce la fa. Qualcuno lo colpisce alla schiena con un coltello, lo fa cadere a terra e lo finisce. Della malavita organizzata partenopea. Salvatore Lorusso, arrestato stamattina dai carabinieri durante un blitz a Miano, aveva creato almeno 30 anni fa insieme ai due fratelli il clan omonimo che riuscì a opporsi alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo.
Il russo per anni hanno controllato il giro di affari illeciti su tutto il territoriano, l'organizzazione criminale che unisce diverse famiglie malavitose e che gestisce lo spaccio della droga su gran parte del territorio cittadino. Già il 16 maggio scorso l'uomo era stato fermato dai carabinieri durante una maxi retata, ma poi rilasciato. Insieme a Salvatore Lorusso, 54enne, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stamattina hanno invece arrestato anche il suo braccio destro, Raffaele Perfetto, di 36 anni. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse dalla direzione distrettuale antimafia nell'ambito di una indagine diretta a contrastare gruppi malavitosi dediti in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il clan Lorusso, infatti, negli ultimi tempi ha avuto un ruolo di primo piano nella faida del quartiere Sanità al fianco del boss Torino, che contrastava il clan egemone De Misso sempre per la spartizione delle piazze della droga. Un'altra donna uccisa in treno, è ormai certo, c'è un serial killer. Il della ragazza nigeriana sembra legarsi soprattutto all'esecuzione di Stella Truia, 25 anni, albanese, trovata morta. Gli inquirenti si mettono subito al lavoro per controllare tutti i dati disponibili sugli omicidi delle ultime tre prostitute massacrate. La nigeriana Tessi è stata uccisa a distanza di 11 giorni dall'Ucraina Lyudmila. Una Mercedes 190 nera, la Mercedes del killer delle prostitute. Monello fornisce il nome dell'attuale utilizzatore dell'auto e scatta l'operazione di controllo. Il killer delle prostitute. Davanti al pubblico ministero, Bilancia sostiene di essere un grande giocatore d'azzardo. Frequenta il vicino casinò di Sanremo, ma anche la disca clandestina di Giorgio Centanaro e Maurizio Parenti. All'inizio va tutto bene, i tre diventano perfino amici. Ma tra settembre e ottobre del 1997, Bilancia comincia a perdere moltissimo e non riesce a spiegarselo. Prende corpo una sola vendetta, l'omicidio. Prima va a cercare Centanaro. Poi Bilancia compra una pistola, 50 cartucce finlandesi, e una settimana dopo tocca a Maurizio Parenti e alla moglie. Solo per lei Bilancia sembra avere un barlume di pietà. E l'ho sparato a lei nel petto. Quando l'ho sparato il primo colpo ho sentito che si lamentava, così. Allora ho tirato un altro perché pensavo stesse soffrendo. Verso i due uomini invece è pieno di disprezzo. Quel tradimento gli pesa ancora. Ed è proprio il tradimento il movente di questi omicidi. Il Parenti, che si professava mio amico e che addirittura mi ha fatto andare a casa sua a cena con mio padre e mia madre. Dopo la strage dei due orafi, il killer si convince che non è difficile uccidere e nemmeno fuggire dalla scena del crimine. L'ha fatto coi coniugi Parenti, con Centanaro e adesso anche con i Solari. E c'è di più. Chi indaga su quelle morti non ha capito che dietro c'è la sua mano. Bilancia, insomma, si sente forte, furbo. E infatti torna a colpire. Il magistrato Zucca pensa che si riferisca ai delitti delle prostitute, dell'infermiera, del benzinaio, di tutte quelle persone uccise nella... Ce ne sono ancora. C'è il cambiavalute Luciano Marro. La vittima è un cambiavalute, Luciano Marro, 48 anni. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e a coltellate. C'è Enzo Gormi. Un altro cambiavalute di Ventimiglia. Un omicidio che è quasi la fotocopia del secondo omicidio di un cambiavalute. Con un colpo solo alla testa. E poi c'è Gian Giorgio Cano. Un metro notte ucciso nell'ascensore di un elegante. È stato fatto con un unico colpo di pistola, probabilmente una calibro 38. Il cambiavalute, dice Bilancia, li ha uccisi per soldi. Il metro notte invece l'ha eliminato perché gli sta antipatica la categoria. Dice Bilancia stesso al magistrato. Il preciso intento non so da dove veniva. So che avevo una fascia di fuoco sulla fronte, dietro la nuca. Quando mi succedeva questo episodio, prendevo una decisione. Prima è stato il metronotte, poco dopo una prostituta. Poi ce n'è stata un'altra e così via. Finalmente Bilancia è pronto per raccontare i delitti per cui è stato fermato. Quelli delle prostitute, dei metronotte, delle donne sui treni. Ha finito coi fuori programma, con gli omicidi a sorpresa. Ma non ha finito con le dichiarazioni spiazzanti. Quando il magistrato gli chiede delle quattro prostitute, Bilancia nulla contro di loro. Semplicemente le ha uccise così, senza un particolare criterio, se non quello della diversa nazionalità.
Stella l'albanese, Lyudmila l'ucraina, Tessi la nigeriana, Cristina la macedone. Cioè, dice che non aveva